La fotografia è certamente da considerare una vera e propria forma artistica quando a cimentarvisi è una persona capace tanto di eccellere nelle tecniche specifiche quanto di esprimere quel profondo sentimento d'animo che contraddistingue gli artisti. Queste innate capacità sono proprie di un giovane e valente fotografo cadorino Andrea Sagui di Zoppè di Cadore. Il suo legame con l'ambiente naturale montano è sempre stato forte, in particolare quando durante l'infanzia trascorreva le notti in tenda ed osservava il paesaggio che dal tramonto passava alla notte con la luce delle stelle per poi tornare alla vita con il sorgere del sole. Ancora oggi Andrea ama avventurarsi nelle zone più solitarie della montagna, dove solo lì può immortalare gli immensi e stupendi paesaggi in quota. Al centro della sua poetica vi è la luce in tutte le sue sfumature, da quella del cielo sereno a quella più tenue della sera, a quella più drammatica del sole che emerge dietro scure nubi temporalesche. Nelle sue foto vediamo le montagne della Val di Zoldo, del Cadore e dell'Ampezzano fotografate in occasioni particolari di luce, in situazioni suggestive e mai banali. I suoi scatti in questo periodo sono in mostra presso l'Hotel Mahé a Maraison di Zoldo a presentare l'inaugurazione. Lo scrittore Michelangelo Corazza, che ha illustrato le opere di Andrea, paragonando la sua arte a quella di altri illustri zoppedini, dai pittori Tomea a Simonetti fino a quella di Merino Mattiuzzi, il guardiano del bosco. L'esposizione è visitabile fino al 6 marzo. Durante la cerimonia di apertura, Sagui ha potuto parlare del suo stile e delle sue tecniche. Vado sempre in qualche posto mirato per qualche soggetto che mi interessa fotografarlo, come qui può essere il pelmo. Cerco di fotografarlo in condizioni più difficili da trovare, che possa essere l'alba, il tramonto, inverno, estate, cercare di trovarlo nella condizione che io vorrei, proprio come fosse, come quando dico me la sogno proprio.